Grazie Eccellenza. Anche io per alcune considerazioni preliminari, soprattutto sfruttando, anzi supplendo al fatto che poi non potrò intervenire in commissione non facendo parte della prima commissione. Dunque, questo progetto di legge è un progetto di legge che secondo me trova molte motivazioni anche in quello che ha detto il segretario nel suo intervento. Cioè, è un progetto di legge che necessiterà ora nell'immediato di un intervento preventivo, che è diciamo così un intervento prevalentemente contingente, che si determina per alcuni passaggi che hanno interessato prevalentemente la scuola secondaria superiore, con diciamo così il congelamento, potremmo dire, di una disciplina che veniva normalmente insegnata all'interno del liceo scientifico. Questo è l'aspetto marginale. E poi c'è questo testo di legge, che è un testo di legge importante, sul quale ovviamente è bene che si sviluppi un dibattito. Un testo di legge, peraltro, che non è indifferente nel momento in cui si va ad inserire una cattedra e a istituire una cattedra nuova. Perché dico questo? Perché ovviamente l'istituzione di una cattedra determina, quindi con dei programmi e poi alla fine anche con un voto, determina un interesse particolare per la disciplina che viene insegnata e diciamo così è una sorta di riconoscimento effettivo per quella disciplina all'interno di un curriculum. E allora qui viene la prima... Prima di tutto è necessario dire che non partiamo affatto dal niente ed anzi, come appunto è menzionato proprio fin dal primo articolo di questa proposta di legge, c'era già stato un intervento importante nel 2006 che aveva coinvolto i vari gradi di istruzione, iniziando a riflettere su quale fosse la necessità di inserire appunto l'informatica e non solo l'informatica all'interno dei curricoli scolastici. Ecco, io credo che questa riflessione, forse sono anche un po' in controtendenza, diciamo così, ma è una riflessione non banale, perché, e sono un po' confortato dagli interventi che sono venuti anche prima di me, abbiamo visto che da parte di tutti è stata ribadita l'importanza dello studio di questa disciplina, quindi del rimanere al passo con i tempi e via dicendo, ma mi sembra che si siano verificate all'interno di questo pur breve dibattito due posizioni diverse. Quella cioè di chi è più teso a sposare un'impostazione, diciamo così, maggiormente settoriale, e quindi con la creazione di una cattedra ex novo, che forse magari, dico io, vorrebbe vedere replicata anche negli altri ordini e gradi di istruzione, e chi invece è più favorevole ad un impianto, diciamo così, più trasversale anche delle competenze, facendo in modo che non si vada verso una specializzazione di questo insegnamento, ma che si vada invece verso appunto una trasversalità di questo insegnamento. Io credo che questo sarà uno degli oggetti di dibattito che certamente non mancheranno di far discutere e che dovremo cercare di risolvere. Questo testo di legge va verso una direzione che è quella appunto della specializzazione, che io francamente mi sento, specialmente per il grado di istruzione di cui si parla, cioè la scuola superiore, di condividere. Anche perché, come ripeto, che cosa riguarda? Riguarda una diversa attualizzazione dell'insegnamento sui vari indirizzi. E questa è un'altra cosa che dobbiamo sempre tenere presente, anche perché si collega a quello che dicevo prima, cioè al fatto che probabilmente in alcuni ambiti e magari in alcuni indirizzi è necessaria una specializzazione tale che consenta di arrivare laddove prima, credo scherzando, insomma, diceva il consigliere Selva, cioè che non si trovi che alcuni alunni sono magari più avanti nelle capacità informatiche dei docenti, appunto detto in maniera provocatoria dal consigliere Selva prima.
E quindi che cosa si potrebbe fare? Si potrebbe intervenire in alcuni modi, in alcuni indirizzi, e in modi diversi invece in altri indirizzi. Lo dico perché voglio ricordare un'altra cosa. Noi abbiamo da tempo, ad esempio per quanto riguarda la scuola superiore, abbiamo assistito a delle modificazioni consistenti in Italia dei curricula, e mentre noi abbiamo fatto un'altra scelta a San Marino, cioè abbiamo fatto una scelta che il segretario ha difeso più volte, e concordo con questa sua posizione, di salvaguardare una consistenza forte di quello che è la nostra offerta formativa, cosa che invece in Italia è stata giocoforza, in qualche modo intaccata e forse potremmo dire anche, pur con rispetto, sminuita. Quindi questo non ci deve assolutamente in futuro impedire di confrontarci su quelle tematiche e quelle migliorie che possono essere, e anzi sono assolutamente possibili, e anzi è bene che vengano adottate tempestivamente. Però è anche vero che la prudenza che fino ad oggi abbiamo avuto probabilmente non è stata così sbagliata. Quindi anche questo discorso, questa legge istitutiva di una graduatoria, si inserisce in quel percorso che dobbiamo fare di, direi, adeguamento consapevole e sempre teso a mantenere la nostra autonomia, la nostra statualità, che anche nei curricula scolastici si manifesta ed ha contezza di sé. L'ultima cosa che vorrei dire è quella che è già stata esposta da altri prima di me, credo dal consigliere Gasperoni, e cioè l'importanza di vedere, cioè forse ecco, se posso dare un consiglio, questo consiglio potrebbe essere forse quello di ampliare l'articolo 1 e i punti dell'articolo 1, nel quale si fa menzione anche degli altri gradi di istruzione, proprio perché questo non sembri un semplice intervento che riguarda solo un grado di scuola, specialmente un grado di scuola che è un grado di scuola, diciamo così, finale, che arriva alla fine di un percorso. E quindi, riprendendo in mano quello che già era ottimamente contenuto nel decreto del 2006, si può arrivare a potenziare quei contenuti in ogni ordine e grado, per far sì che allora sì abbia pienamente ragione l'inserimento di una cattedra autonoma nella scuola secondaria superiore, proprio perché le problematiche basilari di alfabetizzazione, di avviamento, diciamo così, alle TIC nel loro complesso è già stato ampiamente avviato nei gradi di istruzione precedenti, un po' come abbiamo detto peraltro quando abbiamo parlato delle lingue straniere, del plurilinguismo e via dicendo. Comunque un intervento che dimostra, credo, la disponibilità, insomma, della segreteria all'istruzione a curare questo tema, un intervento opportuno sul quale, come ho cercato di dire prima, ho provato semplicemente a fare qualche riflessione, e certamente sarà opportuno che per quest'anno invece riusciamo ad intervenire, ovviamente con uno strumento che non ci consente tutta la riflessione e tutto il percorso possibile, reso possibile da un progetto di legge per la condivisione opportuna, e quindi intervenire magari con un decreto per far sì che quella possibilità di dare un'arma in più nel curriculum del liceo scientifico credo che sia assolutamente importante, e su questo so che c'è l'impegno del segretario, come ha giustamente ribadito prima.